O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Santissimo nome Gesù Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Primo mistero glorioso, pensiamo a Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Santissimo in nome Gesù Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero glorioso, pensiamo a Gesù che sale al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Santissimo nome Gesù Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero glorioso, pensiamo alla discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine degli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Lodato sempre sia, Santissimo nome Gesù Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso pensiamo Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Santissimo nome Gesù Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso pensiamo a Maria che vive nella gloria di tutti i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Santissimo nome Gesù Giuseppe di Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi.
dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo resi degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione della Santissima Madre, sempre Vergine, Maria Santissima. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Questa settimana fino a venerdì il colore che utilizziamo nella liturgia è il rosso, segno del sangue, la settimana della passione. All'ingresso, Cristo si è caricato dei nostri mali, ha preso su di sé le nostre colpe, ci ha riscattato con il tuo sangue, o Signore, uomini di ogni razza e di ogni lingua, di ogni tribù e nazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi e con il tuo Spirito. E mi dispongo adesso a celebrare l'Eucaristia. È l'ultima sera che celebro nel chiesino, poi ci sarà il Triduo Pasquale, giovedì, venerdì, sabato e domenica e poi anche il lunedì dell'Angelo. Ecco, siamo allora proprio alla vigilia della grande celebrazione della Pasqua, del Triduo Pasquale. Ci vogliamo mettere nelle mani del Signore, ma vorrei questa sera ricordare in modo particolare le persone che deporrò domani mattina in cimitero. Domani mattina alle 10 in quel di Parzano, la signora Matera Antonia,
ecco, è una giudici, mi hanno detto, no, non era qui di Orsenico, ma viene da Albese, vengono deposte le ceneri in cimitero, in quanto hanno già la tomba di famiglia, quindi per le ore 10 c'è questo appuntamento. Mentre alle ore 11 nel cimitero di Orsenico deporremo le ceneri del signor Fausto Pontigia. Ecco, questi sono gesti che ci richiamano un po' il nostro cammino di questi giorni, che è la lettura del libro di Tobia, se avete ascoltato lunedì quello che faceva Tobia. E allora noi affidiamo al Signore queste nostre persone e, celebrando l'Eucaristia, proprio li ricordiamo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal potere del maligno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo risorto, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura del libro di Giobbe. In quei giorni Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è costui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il Teman, di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenchi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, poiché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Namà andarono e fecero come aveva detto loro il Signore. E il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Giunga il mio grido davanti a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga davanti a te la mia supplica. Liberami secondo la tua promessa. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Scorghi dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi decreti. La mia lingua canti la tua promessa, perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Mi sono perso come una pecora smarrita. Cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Lettura del libro di Tobia. In quei giorni Tobi disse:
benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a lui, allora egli ritornerà a voi e non si nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà fino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del cielo. Generazione e generazione esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per noi, lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati, perché morendo alla colpa risorgessimo alla vita di grazia. Affidiamoci alla misericordia del Signore, ma soprattutto chiediamo che abbia a confortare il nostro cuore in questi momenti. Rispondiamo: ascoltaci, Padre buono, ascoltaci, Padre buono. Donaci di entrare in questi giorni santi con la consapevolezza dei nostri tradimenti e delle nostre mancanze, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Dona a tutti coloro che hanno subito il tradimento e una ingiusta condanna di trovare in te consolazione e pace, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Dona a tutti noi gli occhi della fede per poter riconoscere la tua salvezza nei momenti oscuri della nostra vita.
noi ti preghiamo, ascoltaci, Padre buono. E ti affidiamo i nostri fratelli che sono venuti meno e che tu hai voluto nel tuo regno. Li affidiamo alla tua grande comprensione e affidiamo anche a te tutti i loro cari che li piangono per questa dipartita. Per questo preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Accogli, o Padre, le nostre preghiere. Confortaci nella sofferenza che ci affligge e liberaci dai nostri peccati per la passione del Figlio tuo e Salvatore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accetto, Dio eterno, la nostra offerta e donaci di rivivere nella verità del nostro mondo interiore il mistero della passione che in questa celebrazione rinnoviamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo disegno di ineffabile misericordia, con gli angeli e con i santi, eleviamo a te con gioia l'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. La preghiera eucaristica che adesso utilizzo è quella del Giovedì Santo, quella di domani sera. L'anticipo. Veramente santo. Veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire, per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede, tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia che in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, Sant'Ambrogio e tutti i santi. Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non chiudere la tua porta, anche se ho fatto tardi. Non chiudere la tua porta, sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto, apri, Signore pietoso. Accoglimi al tuo convito, donami il pane del regno. Obbedienti al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. La comunione con il tuo corpo, con il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gli occhi del Signore non abbandonano chi lo ama, a chi spera nella sua bontà. Egli ascolta il lamento del prigioniero per il mistero della sua morte, dona libertà e vita. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io mi abbraccio e tutto mi unisco a te, che non permettere che mi abbia mai a separare da te. Sera alle 8:30, 20:30 celebreremo la cena del Signore. Era anche il giorno della lavanda dei piedi per i bambini che dovevano fare la prima comunione. Stiamo cercando di dare un ricordo in modo particolare a questo, proprio a questo segno. Poi lo faremo proprio in maniera particolare, ma vorrei domani sera ricordare in maniera proprio questo gesto di Gesù nel cenacolo dove ha lavato i piedi agli apostoli, si è fatto umile, si è inginocchiato davanti a loro, così ecco, mi affido anch'io in questa dimensione per domani. Preghiamo. Concedi a noi di credere, o Dio onnipotente, che la morte del Figlio tuo, celebrata in questi misteri, ci rende partecipi della tua stessa vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo.